Parte 2. Allora, in questa seconda parte vi faccio vedere invece i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo per quanto riguarda i capelli, il corpo e un piccolo extra. Allora, iniziamo. Parliamo degli shampoo. Per quanto riguarda gli shampoo, i miei preferiti sono stati principalmente due e sono quelli che poi ho anche utilizzato. Della serie Expert, della L'Oreal Professionnel, ho utilizzato l'Enforcer, questo qui. Questo contiene bissaia e biotina e è appunto uno shampoo anti-rottura rinforzante. Io ho i capelli che col passare del tempo sono diventati secchi, considerando che ho fatto molte decolorazioni, li ho torturati parecchio e comunque quando vado dal parrucchiere faccio la decolorazione, faccio per quanto riguarda alcune ciò che la i colpi di sole. Tendo quindi comunque a utilizzare dei prodotti idratanti ma anche rinforzanti, proprio perché appunto i miei capelli, essendo sfibrati, hanno necessità di essere curati particolarmente e soprattutto nutriti. Sia questo qui della L'Oreal, ma anche questo della Biopoint Professional, lo shampoo super nutriente con ceramidi per capelli secchi e sfibrati, sono due prodotti che mi hanno aiutato molto. Purtroppo questo della L'Oreal io lo acquistavo da Ticotà, non si trova più, non lo trovo più e quindi per forza di cose sono dovuta andare a trovare un sostituto. Tra l'altro questo qui costa molto, perché anche la confezione più piccolina costa intorno ai 20 euro, quindi è abbastanza costoso come prodotto, mentre questo invece della Biopoint, essendo una confezione comunque da 400 ml, tende a costare sui 6-7 euro, una cosa del genere. È una formula comunque molto densa, quindi mi piace anche per questo motivo. Mi piace anche il tipo di dosatore per il prodotto. Costa ovviamente di meno, come detto, e appunto è più abbordabile. Tra l'altro è anche più facile da trovare, perché comunque si trova in molti più negozi rispetto a quello della L'Oreal. Quindi questo qui della Biopoint mi piace parecchio, infatti ho comunque l'ho ricomprato e lo sto utilizzando adesso. Ovviamente un prodotto che continuo a ricomprare poi, perché è un must have per quanto mi riguarda, è della Olaplex il numero 8. Io questo lo utilizzo sotto la doccia, quindi in doccia, applico il mio shampoo, applico prima un balsamo, quindi lo lascio agire il primo balsamo, poi vado ad applicare questo e lo lascio per una decina di minuti, quindi mentre faccio altre cose dentro la doccia vado appunto ad applicare questo e poi lo vado a risciacquare. Nutre i capelli, li rende molto più corposi, li rende molto più lavorabili, quindi sono molto anche più districati da questo punto di vista e appunto mi piace. Purtroppo ha come aspetto negativo il fatto che costa abbastanza, perché comunque costa sui 25-26 euro, a volte si trova scontato su qualche sito un pochino di meno, però diciamo resta comunque un costo abbastanza tra virgolette alto per essere 100 ml di prodotto, però appunto il lavoro che fa lo vale tra virgolette. Ne serve poco, perché comunque io ne metto due pump solo e lo applico solo sulle lunghezze, quindi non lo vado ad applicare su tutti i capelli, non lo applico neanche sempre, perché a volte lo applico un lavaggio sì, un lavaggio no, quindi da questo punto di vista ha bisogno, anche per quanto mi riguarda, un utilizzo abbastanza saltuario, non costante, però appunto costa sempre più di 20 euro. Il balsamo che vado ad applicare prima dell'Olaplex numero 8 è questo qui della Garnier. Ho sia la versione con la papaya, sia la versione alla banana. Questi due. Allora, questi due sono i miei, diciamo, le mie maschere preferite. Quella alla papaya è riparatrice, quella alla banana è nutriente. Pur piacendomi entrambi, se dovessi scegliere, sceglierei quella comunque alla papaya. Quella alla papaya, avendo la funzione riparatrice, trovo che sia comunque più valido per quanto riguarda le mie necessità. Tra l'altro ha tra i due anche una consistenza più densa, quindi resta più anche aggrappato sul capello e per questo mi piace. Io lo vado ad applicare sempre solo sulle lunghezze, poi quello che resta sulla mano lo vado a passare semplicemente sulla parte alta della testa, senza andare a farlo penetrare, quindi farlo arrivare sulla cute, e poi lo lascio agire per quei 3-5 minuti, poi vado a sciacquarlo. I capelli comunque sono molto più morbidi, sono molto più malleabili, mi piace molto come effetto, quindi
ovviamente continuo a riacquistarlo. Un prodotto che vado sicuramente a ricomprare periodicamente è della My Organics, l'Angel Potion con bacche di goji. Si tratta di un leave-in, quindi è un prodotto che ha un effetto districante, ha un effetto comunque idratante sui capelli e li rende più malleabili anche. Mi piace molto perché appunto, avendo anche una formulazione idratante, mi aiuta con i capelli secchi appunto che io ho ad andare a intervenire anche da quel punto di vista, quindi mi piace parecchio e quando non lo utilizzo ne noto la differenza. Bagno schiuma che senza lodi e senza infamia è della Nivea, il Fresh Smoothies, quindi il bagno doccia rinfrescante con anguria, menta e latte di cocco, questo qui. Allora, a me quello che mi aveva attirato appunto di questo prodotto era il fatto che avesse l'anguria come profumazione. Uno degli elementi principali fosse appunto l'anguria. A me piace molto la profumazione dell'anguria, mi piace il colore anguria, il watermelon è uno dei miei colori preferiti e soprattutto l'odore dell'anguria. A me l'anguria mi piace in particolare, non so se si è notato. E quando appunto l'ho comprato era proprio quello il motivo perché mi aveva attirato. È un bagno doccia rinfrescante, però non è particolarmente idratante, no? Cioè non fa proprio niente, in sostanza è un bagno doccia appunto, ha una buona profumazione, ma diciamo se cercate qualcosa di idratante non è sicuramente questo il prodotto che fa per voi, infatti non l'ho ricomprato comunque. Regalo, questi sono un regalo da parte di mia zia, ciao zia, della Yves Rocher, il Fleur de Pré et Brouillé, il gommage per il corpo e il bagno doccia rilasciante della Yves Rocher. Due prodotti che sono invece un regalo, questi sono regali di mia zia, questi due, ciao zia, sono della Fleur de Pré e Brouillé, dovrebbe essere questo, Brouillé, l'accento, Brouillère, Fleur, allora, un prodotto della Yves Rocher, due prodotti della Yves Rocher che sono un regalo da parte di mia zia, ciao zia, sono della linea Fleur de Pré e Brouillé, questi qui, quindi sono il bagno doccia rilassante e il gommage corpo, quindi lo scrub corpo, questi due. Allora, la profumazione è di fiori, è una profumazione molto profumata. È ovviamente una profumazione che non rispecchia i miei gusti al 100% perché ovviamente segue più i gusti di chi l'ha acquistata, però non è stato male. Mi è piaciuto il gommage che ho utilizzato soprattutto sulle braccia e sulle gambe, molto carino, buona grana, mi è piaciuto l'effetto che faceva, quindi questo è un sono entrambi però degli ottimi prodotti, non li ricompro semplicemente perché comunque ho altri prodotti e la profumazione non rispecchiava i miei gusti al 100%, però appunto non erano male, però in ogni caso sono regali, quindi sono sempre graditi. L'ho comprato ovviamente per la profumazione perché Watermelon Fragrance, che fai, non lo compri? No, assolutamente l'ho potuto comprare, poi mi dava pure questa cosa di bubble, di crema, ok, il bagno schiuma, la mousse doccia della PS, quindi di Primark, ha questa formulazione che si applica così e viene praticamente questa mousse, è semplicemente stato uno sfizio perché appunto come dicevo fa la schiuma, la bubble, alla profumazione watermelon, quindi sarà proprio praticamente uno sfizio che ho voluto fare, assolutamente senza lodi, senza infamia, è un bagno doccia che fa quello che fa, cioè bagno doccia profuma di watermelon, però vabbè, era solo uno sfizio fondamentalmente che non andrò a ricomprare assolutamente. Un prodotto che io utilizzo molto è della Deox, questo tessuti, giacche e tessuti. Io lavoro e indosso spesso le giacche. Le giacche sono un complemento del mio abbigliamento perché non sono comunque, diciamo, l'elemento a contatto con la pelle. Spesso ho delle camicie, spesso ho delle maglie, quindi la giacca non è l'elemento che sta diretto a contatto con il mio corpo. Quindi tendo a non lavarle ad ogni utilizzo, quindi magari la lavo ogni 2-3 utilizzo della giacca, però voglio che tra un utilizzo all'altro, che può passare anche magari qualche giorno tra un indosso e il successivo, voglio che comunque la giacca sia rinfrescata, voglio che
comunque abbia, non abbia gli odori che possono esserci, che possono aver acquistato durante il precedente utilizzo. Odori che possono essere ad esempio quelli del fumo dei colleghi, dei odori anche di ambienti non proprio profumati. Quindi tendo appunto a volerla rinfrescare, la voglio rinfrescare la giacca. E questo mi aiuta proprio a fare questo, a togliere questi odori sgradevoli. È infatti un prodotto che va a togliere le molecole maleodoranti dai tessuti ed ha un odore di tintoria, quindi va a dare una rinfrescata al tessuto, una igienizzata al tessuto e appunto dà poi questo odore di tintoria che a me è un odore che piace tantissimo. Si può tra l'altro utilizzare anche sui tessuti domestici, come ad esempio le tende, i divani, e va proprio a togliere tutti questi odori che possono essere un pochino sgradevoli. Io lo applico all'interno delle giacche, quindi vado, non so, alla zona ascella, alla zona interna, quindi magari intorno al colletto, e vado appunto a dare questa rinfrescata. Poi semplicemente lascio la giacca appesa all'interno dell'armadio, sull'anta dell'armadio, perché ho degli ganci all'interno dell'anta dell'armadio, così la giacca comunque prende un pochino di aria e si areggia in questo modo. È un prodotto che mi piace molto e che continuo a ricomprare. Allora, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, se ci siete arrivati. Vi ricordo che per qualsiasi domanda sui prodotti che vi ho fatto vedere potete tranquillamente lasciare un messaggio qua sotto e io vi risponderò il prima possibile. E anzi, se siete arrivati fino a questo punto, lasciatemi un messaggio qua sotto con l'icona di un unicorno magari, così so che siete tra i coraggiosi che sono arrivati fino a questo minuto. E detto questo, vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!